oggi dentro queste pagine, spero nella mia età minore, 16 anni, di riuscire a raccontarla nel modo più giusto e sensibile possibile. Dunque, come diceva anche prima Mario, questo non è un libro semplice, questo è un diario. Ci sono delle date e per ogni data c'è un riferimento specifico che entra nel circuito di tutta la narrazione. Come dicevo prima da Elena, i libri si dividono in libri che funzionano e libri che non funzionano. Questo è uno di quei libri che funziona, perché entra pienamente nell'obiettivo per cui penso sia nato, cioè svegliare le coscienze, smuovere le interiorità, perché si sta vivendo in un periodo di sopore, dove sì, sta succedendo qualcosa, come Elena scrive benissimo nel libro, ma è meglio sbarrare la porta. E chi ci dice che la sbarra meglio diventa il nostro eroe. E questo libro è funzionale, l'aggettivo più bello che penso per un libro possa mai esistere. Il problema più grande attualmente è l'ignoranza, cioè la trascuratezza verso questi temi. Sentiamo delle parole veramente orrende, come per esempio taxi del mare, come pacchia, crociera, delle parole che noi ascoltiamo a volte con un TG1 che va avanti con questi personaggi che dicono questi aggettivi così, con indifferenza. Allora io vorrei partire con una domanda tecnica, proprio per informarci. Che cosa sono le ONG? Le ONG appunto sono delle organizzazioni non governative, quindi come tali non dipendono dai governi, nonostante che appunto il nostro ministro dell'interno di volta dica che siccome sono olandesi e la bandiera olandese devono sbarcare in Olanda, quindi non sono legate al governo, sono non governative. Nello specifico le ONG di cui parlo in questo libro fanno delle operazioni, un'operazione delle operazioni mediterranee di salvataggio e ricerca e salvataggio, Search and Rescue. Allora, quello che io ho fatto dentro questo libro, ho cercato di fare dentro questo libro, è proprio quello che dici tu, cioè io sono partita in maniera più cosciente di questa storia, come diceva Mario, dopo ci siamo tutti quanti legati a questa cosa un po' futurista da scrittore per l'appunto che ha fatto Sandra Veronesi. Sono andata e poi sono tornata. Nel tornare, mentre ero lì e parlavo con persone che sapevano più cose di me, quando sono tornata, eccetera, ho cominciato a capire come avrei dovuto raccontare questo libro. Ci sono chiesta come faccio a raccontare questa storia, perché io non sono attivista e non lo sono mai stata, sono scrittore, sono andata a stare dentro la mia stanza e a scrivere le storie. Quindi come avrei potuto raccontare questa storia in maniera tale da renderla, come dici tu, efficace? Lo dico a proposito delle ONG. Mi sono cercata un ruolo che dentro questo libro per riuscire come al solito a raccontare la storia, perché se non c'è un ruolo io faccio fatica. Allora il ruolo che mi sono trovata abbastanza facilmente è quello della persona che cercava di capire che cosa accadeva. Quindi mi sono messa alla stessa altezza di chi questo libro lo prende in mano per cercare di capire che cosa sta succedendo. E quindi dentro il libro spiego tutta una serie di cose, tra cui appunto questa questione dell'ONG, spiego come nasce tutta questa follia di fare la guerra non a chi fa specula sui migranti, ma su chi salva i migranti, ma quando è nata, perché appunto non nasce il 4 marzo con questo governo, nasce molto prima, come alcuni di voi sanno. Dunque, ho ricostruito tappa per tappa, ho cercato di ricostruire tappa per tappa che cosa accade nel Mediterraneo, dando appunto spiegazioni semplici anche a delle cose che si danno per scontate, che invece non sappiamo. E poi c'è appunto il racconto mio. Dunque, per tornare alla domanda, le ONG sono organizzazioni che fanno servizio di salvataggio, farebbero servizio di salvataggio, in questo caso nel Mediterraneo, non soltanto, ma insomma nello specifico fanno quello, lo facevano. Tutto questo nasce da uno dei più gravi dei naufragi che ci sono stati nel Mediterraneo, a largo di Lampedusa, nel 2016, che innesca l'operazione che si chiama Mare Nostrum, che è un'operazione di salvataggio in mare. L'operazione Mare Nostrum era un'operazione che funzionava benissimo.
nel senso che è un'operazione condotta dalla Guardia Costiera Italiana in accordo con le ONG, prevedeva salvataggio, le persone venivano portate, funzionava benissimo, aveva un unico grandissimo problema, che costava molto, molto moltissimo, aveva moltissimi mezzi a disposizione, costava tantissimo e, ed era praticamente Mare Nostrum, la pagava soltanto l'Italia. Quindi a un certo punto, dopo Mare Nostrum, quindi le ONG nascono nel Mediterraneo centrale, perché appunto prima diciamo, la questione del salvataggio del mare nasce in Grecia e poi si sposta nel Mediterraneo centrale, quando ricorderete nell'estate in cui arrivavano dalla Turchia, è lì che si forma anche il know-how delle organizzazioni non governative. Iniziano inizia Open Arms, che è una storia molto bella perché Open Arms è una ONG spagnola, a cui capo c'è questo personaggio che si chiama Oscar Camps, che è un uomo meraviglioso, di cui parlo a lungo dentro il libro. Oscar Camps è un marinaio, catalano, che aveva una ditta di Baywatch, cioè faceva il bagnino. In Spagna aveva una grande ditta che si occupava di fare dei watch in Spagna e aveva un bambino piccolo di pochi anni, 10 anni, il quale un giorno appunto guardando la televisione, cioè, guardando il famoso bambino Alan Kurdi, quello che ricorderete fu trovato nella spiaggia di Bodrum, un bambino morto preso in mano dal poliziotto, c'è un'immagine molto celebre di questo povero bambino morto. Guardando il bambino morto affogato, il figlio della Scarcanza dice alla Scarcanza: papà, ma tu che salvi la gente che affoga nel mare, ma perché non vai a salvare i bambini che muoiono in Grecia? Questa diciamo, è la geografia di Scarcanza. E pare che appunto da questa cosa qui, io sono stimolato anche da questa cosa qui, Scarcanza con un gommone poco alto e altre due persone è preso e andato in Grecia a fare il salvataggio. E da lì nasce appunto Open Arms, che si trasforma appunto in collettivo Open Arms, che diventa appunto l'organizzazione non governativa di salvataggio, nasce Sea Watch, nascono tutte quelle ONG che fanno salvataggio, si formano lì, imparano lì come si fa a fare salvataggio, ma fino adesso, fin quando appunto non arriva il famoso decreto Minniti, loro lavorano in collaborazione con la Guardia Costiera. Che la Guardia Costiera italiana ha la stessa vocazione, la Guardia Costiera non soltanto italiana avrebbe la stessa vocazione di una ONG, cioè salvare la gente in mare. Questa è la legge del mare, se la persona sta correndo la salva. Poi le cose si complicano fino ad arrivare alla situazione al cul-de-sac nel quale siamo arrivati in questo momento. Dunque io leggo una parte del tuo libro. Ogni volta che qualcuno entra in un porto e sbarca, arriva in una città e si avvicina a una casa. Ogni volta che un uomo calpesta la terra straniera, qualcuno lo nutre, lo ospita, lo lava. Non come fosse uno qualsiasi, ma come un re, perché è straniero e quindi l'ospite per eccellenza. In greco, per dire straniero e ospite, si usa la stessa parola, xenos. Il naufragio, il naufrago e lo straniero conigliano il mistero della loro biografia. Non puoi sapere chi è l'uomo che arriva da un'altra terra, che storia ha la donna che atterri per i capelli per istarla sopra un gommone di salvataggio. Forse un giorno scoprirà la medicina che salverà tuo figlio, oppure ubriaca investirà la donna di cui sei innamorato. Non hai a disposizione un volto, un odore, non puoi controllare i suoi abiti, non sai che lingua parli, non puoi scegliere. Sei un essere umano, lo accogli, lo salvi. Perché così sì. Dunque, io frequento il terzo anno di liceo classico e questo riferimento al greco, per cui xenos si identifica con questa pluralità di significati, mi ha ricordato tante pagine che noi durante le lezioni leggiamo, da latino con Cesare, dalla romanizzazione a Erodoto che partiva nel Mediterraneo. Ma un riferimento particolare per l'Odissea, che comunque tu citi nel libro. In particolare vorrei ricordare quando Odisseo sbarca da naufrago nell'isola dei Feaci, e qui nudo, sporco, viene trovato da Nausicaa.
e Nausicaa era la figlia del re Alcino e stava con le sue ancelle. Vede quest'uomo sporco, nudo per spiaggia, e le altre ancelle si spaventano perché è comprensibile, ma Nausicaa rimane lì, lo prende, lo accoglie e lo porta nella corte, dove lì assieme a tutti, assieme al re, Odisseo racconta la sua storia. Adesso io vorrei farti questa domanda, cioè la tradizione ci presenta la storia, questi modelli positivi di comportamento, ma quanto noi siamo ingrati verso questa tradizione, cioè quanto non ci meritiamo più queste pagine dell'Odissea? Dove è finita la musica? La cosa che mi sta a cuore, appunto quello che diceva Mario all'inizio, è tutto questo, è che la ragione per cui appunto accogliamo lo straniero, nell'Odissea si accoglie lo straniero, non specifico Odisseo, ma insomma tutti, l'Odissea è fatta continuamente di stranieri irriconoscibili, nudi, senza insegne, senza lingua, senza niente, che arrivano su spiaggia, vengono accolti e trattati non come così diamo un tozzo di mano, ma trattati come se fossero le migliori delle persone, come re. No? Perché appunto fanno questo? Ed è la cosa che mi sta a cuore dire molto di questo libro, non perché i greci fossero migliori di noi e fossero delle persone buone, perché se noi gli dèi si incazzano. Cioè perché loro li accolgono? Perché non accogliere lo straniero porta sfortuna sulla tua casa. Cioè lo straniero, la loro religione gli impone di accoglierli, perché se non lo fanno verranno puniti. Ah, questo passaggio qua è fondamentale. Questa cosa è fondamentale. Così come appunto è fondamentale quello che sta facendo adesso finalmente Bergoglio, cioè che stanno facendo gli altri vertici della Chiesa rispetto a questa cosa qui. Noi, diciamo, il nostro mondo, diciamo, il nostro Novecento, un Novecento laico, perlomeno per quanto riguarda me, ma la maggior parte delle persone, cioè diciamo le religioni, perlomeno la religione da questa parte del mondo non è più contenitiva rispetto ai comportamenti, no? Per quanto uno possa definirsi anche cristiano, insomma, la maggior parte dei casi si comporta un po' come cazzo di danzo. Però quindi non ha più quella funzione lì, ha perso quella funzione. Per cui io per questo dico, io voglio vivere in un paese in cui le leggi del mio paese sono quello che la religione era, cioè le leggi del mio paese impongono di salvare la gente in mare e di accogliere gli stranieri. Perché io non posso pretendere che sia il buon cuore delle persone. Io stessa non sono una persona di buon cuore. O lo sono per certe cose sì o per altre no, alcune cose mi piacciono, altre non mi piacciono, ma non mi posso imporre di essere appunto una persona buona o accogliente. Ho bisogno che intorno a me, intorno alle persone, ci siano delle reti che contengono quella che la nostra bestialità ha trasformandola in una possibilità di appunto di convivenza tra esseri umani molto diversi l'uno dall'altro. Ognuno di noi può serenamente guardarsi allo specchio e capire che probabilmente è l'unica persona che davvero sopporta se stesso. A volte anche dentro i matrimoni, dentro le relazioni, troviamo un nemico, un'altra persona. Figuriamoci quanto possa essere nemico una persona che arriva coperta di stracci davanti alla tua porta e piscia nel portone di casa tua. Ovvio, quanto può essere amico? No? Cioè, vorremmo evitare che lo facessi, ci dà fastidio. Però appunto ognuno, cioè ogni civiltà è composta da tante persone, ognuna delle quali ha le sue esigenze, il suo destino, ha fatto la sua strada. E quindi è cruciale che chi sta al comando, chi guida la macchina, sappia che se una persona sta in mezzo al mare e sta affogando, la si deve salvare. Questa è la cosa, appunto. Questo secondo me i greci, più di noi, erano illuminati, perché appunto sapevano che quella cosa lì andava fatta non perché appunto il loro cuore gli imponeva, la loro volontà gli imponeva, perché sennò portava sfortuna. Avevano costruito un apparato contentivo che imponeva questa cosa qua. Leggo dal tuo libro. Cosa vuoi che sia la tua paura, mi dico? Pensa alla paura vera, quella dei poveretti che si ammassano sulla spiaggia di notte, quei grappoli di persone che indossano i giubbotti arancioni, gli occhi sgranati, spalancati, enormi. Un ragazzo in particolare, Valerio gli mostra altre foto di lui, del suo sguardo. Ce n'è solo uno in cui ride mentre si lava sul ponte della nave. La paura non se ne va.
Ogni giorno diminuisce un po', ma non se ne va mai. Vivranno sempre con quella paura addosso. Avranno figli che cercheranno di allontanarsene per non doverci fare i conti ogni giorno, perché non sia loro un'unica identità. E nipoti che torneranno a cercarla per capire, per vendicarla. Generazioni intere di gente ferita e umiliata che ci chiederà il conto. Pubblicizzando l'incontro di oggi sulle pagine Instagram, sulle mie storie, ho sempre chiuso con qui non si parla degli altri, qui si parla di noi, come invito a partecipare. Dunque, non ricorrerò a esempi troppo lontani dalla nostra sfera, parlerò di me. Se devo pensare alle mie paure, immagino il mio compito di regolativo di martedì prossimo e dico, devo studiare, adesso sarò qui, quando torno a casa faccio una lezione. Però magari in questo momento c'è un sedicenne che nel Mediterraneo sta soffocando e la sua paura è quella di morire, di non vedere più l'alba. E allora penso quanto sono banali le nostre vite aggrappate a facili sicurezze. In questo passo che ho letto chiudi con questo conto che chiederanno queste generazioni ferite. Qual è questo conto che ci sarà chiesto in futuro? Appunto, questa è un'altra delle ragioni, appunto. Quello che io trovo spaventoso che la politica fa e che non deve fare è nascondere le cose sotto il tappeto. Le cose non si nascondono sotto il tappeto, le persone non si nascondono sotto il tappeto, le persone richiedono un conto, la storia chiede il conto, ma non in termini etici, cioè in termini reali, veri, cioè queste persone qua che continueranno ad arrivare perché si decidono di affrontare l'odissea, appunto, che è questo passaggio del Mediterraneo, e sapendo quello che comunque andranno incontro ai viventi che non possono fare altro. Quindi continueranno ad arrivare, e queste persone continueranno ad arrivare, alcune moriranno, molte moriranno. Adesso le stime dicono, nonostante quello che dice Salvini, che nel 2019, dall'inizio del 2019, delle persone che partono dalla Libia muore una su otto. Quindi una su otto muore, ma sette arrivano e continueranno ad arrivare. A queste persone cosa vogliamo lasciare? Dopo essere appunto dopo l'inferno che hanno passato là per arrivare lì, dopo tutto quello che succede lì, eccetera. Arrivano di qua e che cosa vogliamo che ricordino di noi? Che li abbiamo tenuti 20 giorni su una barca perché non li volevamo far sbarcare, che li abbiamo rinchiusi in questi posti mostruosi senza che abbiamo potuto nessun reato, tenendoli detenuti per nessuna ragione. Vogliamo che ricordino che li abbiamo aggrediti per strada, vogliamo che ricordino che li abbiamo insultati. Questo, cioè, questa cosa qui non è soltanto mostruosa dal punto di vista etico, che come dico, continuo a ribadire, non interessa a me, ma è mostruosa perché è pericolosa. Cioè, tra 20 anni che cosa accadrà? I loro figli, i loro nipoti, come reagiranno? Cosa vorranno? Cioè, ci chiederanno il conto. E noi non siamo disposti a fare questo conto. Io no. Non credo che di voler pagare quel conto lì. Cioè, voglio che adesso le cose vengano affrontate. Hai parlato della Libia, che è un altro grande argomento trattato nel libro. Dunque, mi permetto di leggere un passo abbastanza lungo, ma lo faccio perché ha senso significativo. A un certo punto in mare si cominciano a vedere barche e persone della cosiddetta guardia costiera libica. Con la nuova nave, la Sea-Watch 3, facciamo un primo soccorso dove muore moltissima gente per via dell'intervento di una motovedetta libica. Una cosa terribile, ci sono i video, c'era l'elicottero della Marina Italiana che gridava ai libici: state ammazzando le persone, perché questi gridavano come i matti. La gente affogava perché era nel panico. 50-60 persone sono morte annegate, 59 le abbiamo prese noi e il resto, una trentina, le hanno riportate in Libia. C'è un caso aperto alla Corte Europea dei Diritti Umani su questo episodio e uno degli applicanti è uno di quelli riportati in Libia, dove ha subito nuove torture fin quando non è riuscito a scappare di nuovo ed è stato soccorso dall'Aquarius. Ho raccolto moltissime storie a bordo dell'Aquarius. Per farti capire cosa succede, noi facevamo una distinzione tra detenzione e cattività.
gran parte delle persone è rinchiusa in centri informali o case private, garage, trattenute da milizie o criminali a caso. Vengono trattate da schiavi, utilizzate come manodopera e se chiedono soldi vengono picchiate. Le donne vengono fatte prostituire e questa per noi era la cattività. Poi ci sono i veri centri di detenzione. Non pensavo che avremmo dovuto di nuovo ascoltare certe cose. Mi ricordo una donna che era stata in un centro di detenzione, uno di quegli ufficiali. Era stata divisa dal marito e dal figlio. Da mesi non li vedeva e dove stava lei, le donne incinte, venivano picchiate proprio allo stomaco, alcune fino ad abortire o a partorire. Hanno dovuto tagliare il cordone umbilicale con un pezzo di vetro e i bambini muoiono perché non hanno da mangiare, non riescono ad allattarli. Questo adesso l'ho riadattato perché ci sono tanti altri dettagli che Elena offre. In questo brano c'è una piccola espressione che compare quasi in sordina. Questa è la voce di chi racconta questa cosa, di Giorgio Rinaldi, non sono io. Sì, giusto. E in tutto questo racconto c'è un'espressione che passa quasi in sordina, però è di vitale importanza. Non pensavo che avremmo dovuto di nuovo ascoltare certe cose. Di nuovo. Se pensiamo ai casi della storia dove gli uomini sono stati privati della loro dignità, di recente ci viene in mente lo scandalo della guerra nazista. Pensiamo dunque che quelle siano pagine di storia chiuse, ormai nei libri di storia che i ragazzi studiano e terminate. In realtà invece, ancora oggi, ci sono casi di disperazione dove gli uomini perdono la dignità. E nasce proprio dalla rabbia questa considerazione. Cioè, i lager nazisti erano disseminati, cioè, quasi tutti non sapevano cosa succedeva lì. Invece qui in Libia ci sono le testimonianze, ci sono i video, ci sono le violenze sul corpo, perché parliamo di corpi, il corpo è una parola che ricorre molto spesso in tutto il Libio. Ci sono le prove di questa violenza. Allora, ecco, come si può ancora definire Libia come stato, come una dotata di una guardia costiera? Cioè, come si può inserire la Libia nei documenti che stipulano quelle organizzazioni che cercano la pace e che nascono dalla necessità di pace? Questo non lo so, come si faccia non lo so, nel senso appunto continuano a fare, perché questa è stata la politica dell'Italia, da un certo punto in poi si è stabilito che quello era un confine e che quindi avremmo dovuto fare di tutto per rafforzare quel confine, che dovevano arrivare fino e poi tornare in fine. Quindi si è lavorato sulla Libia cercando appunto di costruirla come Stato, dando tantissimo denaro, l'Italia ha dato tantissimo denaro alla Libia per mezzi e persone, e lo si continua a fare. Purtroppo appunto questa cosa qui è stato un tentativo che è fallito evidentemente, però non riusciamo a smarcarci da quella posizione che abbiamo preso. Voglio dire che io appunto, stando lì, ho sentito tantissimi racconti, adesso che leggevi quella cosa lì, non si capisce mai quale sia il modo giusto per sensibilizzare le persone a questo argomento. A volte ti verrebbe voglia di tirare fuori tutti i particolari più truculenti, più spaventosi che si sentiva raccontare. A volte pensi che invece appunto esista una forma di tutela anche nei confronti di queste persone, forse non è neanche giusto dirlo fino in fondo. Però appunto tra le altre cose vi invito a leggere, qualche giorno fa è uscita un'intervista a Pietro Bartolo, che è il marito di Lampedusa, e lui appunto non risparmia particolari, e insomma a proposito delle violenze che le persone subiscono, sono davvero molto più di quello che noi possiamo immaginare. Ed è per questo che poi appunto di fronte a quello quando si continua a dire la barca, le coceri, i taxi del mare, io credo, mi sembra quasi incredibile che questi ragazzi, io dico ragazzi e ragazze che sono molto giovani, quasi tutti questi che lavorano nelle ONG, hanno esperienza, cioè, perché sono anni che ci lavorano da un po' di anni, ma sono tutti questi molto giovani, sono appunto i nostri figli, sono la meglio gioventù. E mi sembra incredibile che loro invece non scendano per strada con i fucili a dire ma che cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? I taxi del mare, il crociere, la barca, voi non avete idea, voi non avete neanche idea
cosa, di che cosa noi vediamo, di che cosa ci sentiamo raccontare, di che cosa hanno subito queste persone. Giorgia mi ha detto, se un politico venisse un solo giorno con noi in barca, parlasse con una sola persona, non ti dico se andasse nel nido, ma se soltanto avesse idea di cosa sta dicendo, non direi di più. Questa è la cosa che appunto si cerca di fare, si cerca di dire, che questa è la cosa più spaventosa, perché appunto poi appunto la storia si fa anche con la falsa storia, appunto. In questo momento noi siamo qui, ora, come lo erano i tedeschi quando nella casa accanto costruivano il lager, insomma, proviamo a dirlo, ecco, con l'aggravante che qua appunto, siamo nel mezzo al mare, ecco, perché queste sono delle cose a cui non si fa mai abbastanza caso, cioè tutto questo avviene, i naufragi avvengono ovviamente in mare. Quindi se non ci sono testimoni, se non ci sono le ONG, se non ci sono, non c'è la guardia costiera, se non c'è qualcuno che racconta, queste cose non esistono. Perché c'è tutta una parte di questo libro, che è questa seconda parte in cui si parla appunto dei morti, dei corpi, perché ho parlato a lungo con questa anatomopatologa, sono un vaghile moltissimo, ha scritto un libro molto bello, si chiama Anatomia senza volto, si chiama Cristina Cattani, un genio, una donna veramente un genio. Lei è appunto un'anatomopatologa, quindi si occupa del riconoscimento dei cadaveri. E appunto la cosa che ti impressiona, lei ha lavorato per mesi e mesi a Melilli in Sicilia, dove era stato portato il famoso la nave che si era recuperata, quella che era affondata, è stato l'altro grande naufragio del Mediterraneo, quello che dicevi, la Lampedusa, che da inizio al Mare Nostro. È affondata una nave a poche miglia dalla Libia e questa nave conteneva 1000 persone. Lo sanno perché sono contata, nel senso che sono partiti 10 gommoni, ognuno dei quali aveva 100 persone sopra, perché li mettevano sopra a gruppi di 100. E via che questa nave veniva riempita, i testimoni dicono che questa nave appunto andava sempre più giù, era sempre più bassa, con il livello di galleggiamento, tanto che dalla riva dicevano che questa nave non ce la farà mai. E infatti questa nave non ce l'ha fatta, è affondata subito. E dentro questa nave appunto alcuni sono morti perché sono affogati, perché sono buttati, gli altri sono rimasti dentro. E lì c'è stata questa operazione quasi una tantum inspiegabile del governo italiano, allora presieduto da Matteo Renzi, che decide di investire 20 milioni di euro per recuperare questa nave. Questa è un'operazione complicatissima, è durata mesi, perché poi questa nave era molto profonda, era una situazione complicata. Finalmente riescono a recuperare questa nave, la tirano a galla, poi la attaccano al rimorchiatore e la portano a Melilli, alla base militare NATO, dove la mettono sotto una terza struttura refrigerata e Cristina Cattaneo e la sua equipe dell'Abanoff di Milano iniziano appunto a far tirare fuori i corpi e iniziare questi tentativi di classificazione e di riconoscimento, cioè la roba molto riconoscibile. E insomma appunto anche lì ci sono, Cristina fa dei racconti pazzeschi, cioè è una scienziata, per cui lei non fa dei racconti poetici, lei fa dei racconti su quello che ha visto. Beh, questa è la nave che adesso sta, la nave di Melilli è quella che sta nella Biennale di Venezia, che finalmente